Nome e mio cognome sono Taiyo Yamanouchi, in arte Heist. Professione? Vatte la pesca. A 35 anni non ho la più pallida idea di quale sia la mia professione. Che fai nella vita? Allora, nella vita cerco di organizzare, ordinare in qualche modo all'interno delle 24 ore disponibili di ogni giornata le cose che mi viene in mente di fare. Alcune per riuscire a realizzarsi hanno bisogno di una preparazione e lì non perdo completamente qualsiasi filo logico e mi incasino, però in linea di massima faccio l'attore, faccio il rap, faccio il produttore, una piccola etichetta, collaboro con tanti altri musicisti che mi piacciono. Da 2 anni mi sono messo a fare il videoclip e ora campo facendo videoclip. Se l'anno prossimo inizio a fare il pane, probabilmente tra 3 anni canterò il pane. Che cos'è l'hip hop per me? Che cosa sono io per lui? Nel senso che il rapporto non è univoco. Io dipendo da quello che l'hip hop pensa di me, dipendo dal fatto di avere un pubblico, dipendo dal fatto di avere delle persone che ascoltano, guardano, criticano e interagiscono con quello che faccio. Per me è una chiave interpretativa di una quantità di cose, è una chiave interpretativa della realtà. L'hip hop, nel momento in cui mi è arrivato addosso come dei valori, come una somma di valori che hanno semplicemente conformato e stimolato quelle che erano le mie tendenze naturali, quindi la voglia di analizzare, di comprendere i fenomeni intorno a me, che cosa succedeva tra la gente nel mondo, la voglia di riuscire a fotografarli, a metterli in un testo, a metterli in una melodia, più o meno tutto questo, la voglia di evolvermi. Uno dei valori chiave dell'hip hop è la parola evoluzione, quindi la voglia di cimentarsi sempre con prove nuove, con problematiche nuove, di cercare di superarle, tutto quello che rende la vita stimolante. Spray Street ha suscitato un interesse, nel senso di valutare quanto potesse essere una produzione interdisciplinare, quanto potesse coinvolgere tutti gli aspetti dell'hip hop. Quindi dalla grafica, dai graffiti, al breaking, al canto, al rap. Credo però che tutto questo sia asservito a una sola cosa, che è l'idea centrale, iniziale, quindi alla storia e al succo della storia. E in Spray Street, diciamo, stiamo cercando di trovare il succo di una storia che può sembrare semplice, può sembrare banale di primo acchito, perché potrebbe essere interpretata come una storia d'amore semplice, eccetera, e stiamo cercando di aggiungere una serie di valori in più. La problematica poi di utilizzare tutti i linguaggi dell'hip hop è una cosa che secondo me arriverà in un secondo tempo, quando saremo sicuri di avere il fulcro attorno a cui si possono sviluppare le altre cose. Allora piano piano andremo a raffinare i passi, le parole, i suoni, eccetera. La musica di Franco Michalizzi per me è il personaggio di Franco Michalizzi, in realtà, quasi più che la sua musica, perché tendo sempre a percepire le cose così un po' unitariamente. Per me collaborare con Franco Michalizzi è una cosa molto strana, che probabilmente non traspare molto, la sensazione che mi dà non traspare molto da come mi comporto, perché tendo un po' a limare certe emozioni, però la sua opera nel tempo ha avuto un'influenza culturale, ha avuto un impatto nella cultura cinematografica, probabilmente sono un fanatico di cinema, enorme.
paragonabile ad alcuni altri, non tanti, ad alcuni altri compositori di colonne sonore. Fa strano perché è quasi come dire collabora con Quincy Jones, collabora con Dallo Schifrin, collabora con qualcuno che sta oltre oceano, inarrivabile, non l'hai mai visto in faccia, eccetera, eccetera. Invece Franco sta qua. Se dovessi raccontare i cambiamenti che ho visto nel mondo del pop, a parte che non basterebbe il nastro per comunicare, sicuramente l'elemento di trasformazione più grande è stato l'avvento e la possibilità di utilizzo di internet su larga scala sul territorio nazionale. Quello sicuramente è stata una botta notevole che ha fatto vacillare una serie di pilastri. Tu riportava l'esempio delle cassettine, dei video tape, del VHS che riuscivamo a passarci per diffondere informazioni, facevamo informazioni. Mi piacerebbe invece sottolineare per un altro aspetto, che è quello del rapporto umano, nel senso che internet anche lì ha fatto un casino incredibile. Ha creato dei social network per cui tra utenti e artisti c'è una possibilità di comunicazione diretta, si può chattare immediatamente, ti possono scrivere, farti un sacco di complimenti o mandarti a cagare a seconda di quello che è l'umore di quel momento. Però per una gran parte del pubblico utilizzare l'arte, che quello che facciamo noi, la musica che facciamo noi, può diventare solo cliccare su un link di MySpace, cliccare su un video di YouTube, può diventare una cosa che costa uno sforzo di poche chilocalorie. Diventano sempre più rari gli ascoltatori, i fan, le persone che magari ti contattano e ti dicono quando vieni a cantare in un locale vicino a casa mia perché c'ho voglia di vederti là, eccetera. E però continuano ad essere quelli più apprezzati, quindi per me uno dei cambiamenti più forti rispetto a quando ho iniziato io, in cui il momento massimo di celebrazione dell'amore per l'hip hop era la serata, era incontrare gli artisti, vederli suonare, vederli sudare sul palco. Questa cosa qui insomma un po' ceduto il passo al consumo di informazioni di massa, all'overload. Io sono abbastanza un fanatico delle esibizioni live, nel senso che la mia carriera hip hop è iniziata soprattutto con il freestyle, e ancora oggi un momento per me più importante del mio lavoro di hip hop è fare live. In più sono attore, faccio teatro quando posso, quindi diciamo quella dimensione là è una dimensione mi trovo molto bene, mi sento operaio dell'arte performativa. Per me andare a teatro, che sia Shakespeare o che sia Freistrit, è il momento in cui io sto facendo il mio lavoro, la cosa che mi risulta più naturale. Il tempo a mia disposizione per questa intervista è finito e devo andare a rispondere a 171 messaggi privati di Facebook, accettare 214 richieste, quindi purtroppo ho cose molto più importanti che parlare con voi. Alla prossima!